Buongiorno amici e bentornati nel mondo di Art Parade, la fiction homemade, artigianale, breve, concettuale, mai banale, imperdibile, letteralmente imperdibile, e dispensatrice di scintille d'euforia, grazie alla gara di chi impara. Vi annuncio con la velocità di una gheparda. Oh mamma mia! L'opera vincitrice della puntata precedente. L'autore era il sublime Hippolyte Flandrin. E nella Tenzone in web visione, al numero uno avevamo la mia proposta, il ritratto di Félix d'Arjouzon. E al numero due, giovane uomo nudo seduto in riva al mare. Ho la tremarella. Non avrai vinto ancora tu, vero? Rulliamo un po'. E allora vai col rullo. Ho vinto ancora io, il mio giovane nudo seduto in riva al mare ha vinto, anzi ha stravinto. Grazie pubblico amato, grazie. Ma Vaneggi, ma ti appropri della mia opera e anche della mia vittoria? Ops, mi sono confusa, in buona fede, credetemi. Oh, proprio, guarda. La forza dell'abitudine. Vedo un'aureola illuminarti il capo. Farò lo sforzo e assaporerò questa inaspettata sconfitta. Tu però non essere querulo. Quanto palco, quanto melodramma, tutta scena inutile perché è in arrivo tutto per te. Un veloce neomeo, marameo, ma come me la godo! E finalmente ho rotto la catena delle mie debacle. E l'autore di oggi è pure lui nelle mie corde. Ne adocchieremo delle belle. Delucidaci, Olga cara, delucidaci. Questo dardeggio finirà per confondere il pubblico. Fortuna che io sono spiccia. E quindi vi presento Giovanni Segantini, eccelso maestro del divisionismo italiano, ovvero la speciale tecnica, che sarebbe meglio definire scienza, sorella del puntinismo, capace di aumentare la luminosità del dipinto grazie a sottili linee di colori, spesso complementari, affiancate tra loro. Tale affiancamento dona una particolare vibrazione ben visibile a una certa distanza. La distanza fonde tra loro le differenti tonalità, accrescendone parallelamente lo sfolgorio. Ottimo! Oggi hai mangiato pane e tre cani? Buon per te, perché la tua cultura enciclopedica mi fa apparire piccolo e fragile. Mamma mia, ma io ho mangiato pane e volpe, e quindi ecco. Da furbetto propongo un'opera che indubitabilmente toccherà il cuore dell'amato pubblico. Pubblico amato, con il numero uno, ecco a voi Le due madri. Più che un'opera, un monumento d'arte datato 1889. Il dipinto, guardate bene, è un'umile scena notturna, come evidenzia la lanterna a olio. E questa scena notturna mette a confronto la maternità dell'animale a quella della donna. Una donna teneramente addormentata, come addormentato è il bimbo che tiene tra le braccia, eppure il vitellino che c'è tra la paglia. È una scena povera di colori e di dettagli, ma è ricca di povertà concreta. La madre umana ha infatti zoccoli da povera contadina ed è nella stalla per godere del tepore offerto dall'animale. Era l'unico luogo caldo praticamente delle abitazioni del tempo. È una scena tenera nella quale il pittore afferma che l'amore legato alla maternità è un amore irrinunciabile e imperituro che appartiene a ogni creatura vivente. E i colori caldi, omogeneizzati dalla luce della lanterna, rendono la mucca e la donna un tutt'uno cromatico che tanto ricorda la scena della natività per concetto spirituale. E abbiamo qui figure monumentali, tutte il femminile. In realtà ci troviamo davanti al trionfo della femminilità, emblema vero di vita nuova e continuità. Così non vale. Hai calato l'asso che avevi nella manica. Non ho proprio nulla, guarda. Sì. Non pensare che il pubblico possa cascare nel trabocchetto dei tuoi sentimentalismi e si faccia pindolare da te. Vuoi che te lo dimostri? Dai, vediamo. E allora, ecco per voi con l'opera numero 2, Ave Maria a trasbordo, capolavoro
del 1886 e realizzato da Segantini in due versioni, di poco differenti. Io amo molto questo dipinto, l'ho sempre amato. È, come dire, struggente, sì. Abbiamo una famiglia di poveri pastori, il padre, la madre e il figlioletto, che su una barca trasportano il loro piccolo gregge di pecorelle da una riva all'altra del lago. Sullo sfondo vediamo il campanile di un piccolo borgo, ma non c'è nessuna indicazione utile per identificare il luogo e il tempo. Un luogo e un tempo, potremmo dire, universale. Un luogo non luogo e un tempo non tempo. L'ora invece è familiare. Siamo al tramonto e la povera famigliola si raccoglie in preghiera per recitare l'Ave Maria, come suggerisce il titolo. La luce serale avvolge le figure e il manto delle pecore ammucchiate al centro della barca. Ti ho criticato e me ne dolgo. Infatti vedo che hai molta affinità col mio dipinto di prima. E anche qui tutto è molto spirituale. E il pensiero corre alla famiglia per eccellenza, cioè alla Sacra Famiglia. E le pecore alludono chiaramente al tema del gregge, del valore dello stare uniti, tutti sulla stessa barca, per andare in pace da una sponda all'altra. In effetti, l'opera che all'occhio giunge immediata arriva al cuore attraverso mille differenti sfumature. Come piace a noi, Sì. Tecnicamente parlando, siamo dinanzi alla perfezione. Basta osservare il riflesso nell'acqua per dissipare ogni dubbio. Per la cronaca, questo è il primo dipinto di visionista italiano. Manca una pecora nera, ma ce l'hai accanto a te, guarda. Esatto. Ecco, hai vanificato il mio amor proprio. Ero talmente convinto della mia scelta e tu hai frugato tra le opere dell'autore per accaparrartene una di forte empatia e molto vicina alla mia. Vabbè. Ma è che dire allora? Lasciamo al pubblico l'ardua sentenza. Votate. E votate per uno, ovvero le due madri. Neppure per idea. Votate due per Ave Maria a trasbordo. E nell'invitarvi a guardare in alto per le modalità, vi replichiamo: votate. E con noi sempre restate. E rendete partecipi amici e parenti di Art Parade, girate i link delle puntate e concludiamo inviandovi valanghe di baci e abbracci virtuali, ma mai banali. Coccoliamo e cogliamo gli occhi, cuore e mente con Art Parade, la fiction cultural light, quella del meo meo.